Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano della Santissima Trinidad, Luis y Picasso, pittore e scultore, è considerato uno dei più grandi artisti del XX secolo. Il cognome Picasso, con cui è passato alla storia, è legato a quello della madre. Pittore instancabile, fin da subito viene riconosciuto come uno dei più importanti artisti del suo tempo. I suoi quadri oggi sono fra i più costosi al mondo. La Rêve, per esempio, è stato venduto nel marzo 2013 per 155 milioni di dollari. Picasso è figlio d'arte, è stato il padre, José Ruiz Blasco, artista e professore di disegno, a impartirgli un'educazione artistica sin dall'età di 7 anni. A 19 anni Picasso decide di lasciare la Spagna per andare a Parigi e vivere tra gli artisti bohemien di Montmartre e Montparnasse. All'inizio divide la stanza con il poeta e pittore Max Jacob. La camera pare avesse un solo letto, così a turno uno di loro riposava di giorno, l'altro di notte. Quando viene rubata la Gioconda nel 1911, tra i sospettati viene annoverato anche Picasso a causa dell'amico poeta Guillaume Apollinaire che, condotto in commissariato come sospetto, fa il nome dell'artista. Vengono entrambi rilasciati, l'opera viene recuperata nel 1913, a rubarla era stato un italiano, Vincenzo Perugia. Oltre che con Apollinaire, Picasso lega molto con i pittori Marc Chagall e Amedeo Modigliani. Quello con Modi è un rapporto strano di amicizia e rivalità. Pare che una volta, per sbaglio, Picasso usò un'opera di Modigliani come tela. Questa rivalità è raccontata con molta attenzione e troppe licenze poetiche nel film I colori dell'anima del 2004. Il nome di Picasso è legato soprattutto alla corrente artistica del cubismo, ma la sua produzione artistica è vasta. Viene di norma suddivisa in quattro periodi diversi per influenze e tematiche: il malinconico periodo blu, il periodo rosa, il periodo africano e il periodo cubista. La sua opera più famosa, probabilmente, è la colossale Guernica, considerata uno dei capolavori del XX secolo. Rappresenta le conseguenze del bombardamento della Luftwaffe sulla piccola città di Guernica durante la guerra civile spagnola. All'ambasciatore nazista Otto Abetz, che, entrando nel suo atelier di Parigi, gli chiese, indicando l'opera, «È lei che ha fatto questo?», Picasso laconicamente rispose, «No, lo avete fatto voi tutto questo». Oltre che per le sue opere, Picasso è famoso anche per il suo stile di vita e le sue avventure sentimentali. A parte le relazioni stabili con la ballerina Olga Kokolova, con la giovanissima Marie-Thérèse Walter o con la fotografa Dora Maar e la studentessa Françoise Gillot, Picasso ebbe molte amanti, tra cui importanti nobildonne italiane. Picasso soffriva di dislessia e peniafobia, timore di diventare povero. Pare non avesse un buon carattere, soprattutto nei riguardi delle donne che lo amavano. Morì l'8 ottobre del 1973.